Ciao a tutti, la mia patelletta Baremax mi ha lasciato e quindi ho fatto acquisti. Ho cercato una patelletta che andasse bene come la Baremax e l'ho trovata, eccola qua, l'ho trovata ed è la Zara, eccola. L'ho provata da un compagno di arcieria che già ce l'aveva e mi sono trovato veramente bene, eccola. La vediamo qua nella sua scatoletta che sembra un Rolex addirittura, non costa come un Rolex. La patelletta Zara la vediamo qua, sono rimasto immediatamente colpito dalla possibilità di avere le linee di demarcazione per lo string walking anche sulla pelle. Questo veramente è geniale e mi permette di fare un preciso string walking senza star lì a contare tutte le righe e a mettere l'unghia e a fare tutte quegli ammenicoli. La proverò, naturalmente dovrò rifilarla in qualche modo, ma lo vedremo e lo vediamo in un prossimo video. Cosa ho comprato anche? Ho comprato anche una patelletta per il ricurvo tradizionale. Eccola qua, una patelletta per il ricurvo tradizionale, perché nel ricurvo tradizionale non possiamo avere la piastra metallica, ma deve essere tutta in pelle e vedremo anche come si comporta con il ricurvo tradizionale. Anche qua dovrò rifilarla e la mettiamo a posto. Ho preso anche il suo grasso che Zara mette a disposizione per la pelle che è in cordovan, non dimentichiamola che è in cordovan, e ho preso anche i ricambi eventualmente poi per poterli sostituire. Detto questo, non ci resta altro che provare la patelletta, refilarla e verificare anche questo strato che è in microfibra e in sintetico come si comporta una volta ingrassato e reso impermeabile. Ok, nel prossimo video vedremo come si è comportata la patelletta. Ricordatevi, iscrivetevi al canale, schiacciate sulla campanella e ricordatevi che c'è sempre il libro a vostra disposizione.